Buonasera. Anche Sassuolo ha celebrato ieri il 74° anniversario dalla liberazione dell'Italia dalle forze nazifasciste. Piazza Garibaldi è stato il principale teatro delle celebrazioni ufficiali. Nelle nostre interviste le parole del sindaco Claudio Pistoni e di Romano Levoni, uno dei primi ad entrare a Sassuolo il 23 aprile 1945. Mi ricordi il 23 aprile quando sei partito da Maranello in bicicletta per arrivare qui e, come ha detto anche il sindaco in altri momenti, sei stato il primo a liberare Sassuolo? No, non il primo a liberare Sassuolo, sono stato il primo patriota partigiano che è giunto dalla linea gotica come forza di liberazione, perché io sono stato il primo e l'unico, in quanto gli altri sono rimasti per ordine perentori del generale Clark, che era comandante della Quinta Armata, che i partigiani della divisione Modena dovevano essere bloccati e disarmati a Pavullo e che comunque non potevano andare oltre Maranello. Quando io giunsi a Maranello nel pomeriggio, poi siamo rimasti il mattino, restare a pochi chilometri da casa e non sapere cosa stava accadendo, anche perché la mia famiglia sapeva che ero morto da 6 mesi in un combattimento accaduto nel mese di settembre a Gombola, perché dicevano che è morto Balilla, ma era morto un ragazzino che non aveva nulla a che fare con i partigiani, che poi l'hanno qualificato lo stesso partigiano, tanto i tempi erano quelli. E allora dicevano: Balilla, che combatteva con Marcello, è morto in combattimento. Perciò mi sapevano morti. Io restare a Maranello, il comandante della nostra formazione era mio fratello, però io dissi: beh, Ciccia, perché lo chiamavo Ciccia fin da quando eravamo bambini, io me ne frego degli ordini superiori, io adesso prendo una bicicletta o a piedi vado a casa a vedere cosa succede. Trovai una signora che molto gentilmente mi prestò la sua vecchia bicicletta e che mi disse: mi raccomando bene, mi porti ben indietro la bicicletta. Ha detto: signora, se io torno indietro vivo non si preoccupi che viene anche la bicicletta. Partì in bicicletta alle 8 del mattino, armato di tutto punto, arrivai a Sassuolo, qua in piazza Garibaldi, e c'era la gente che cominciava a festeggiare, c'era un corteo dalle parti della strada, soprattutto dove c'era il vecchio Leon d'Oro, e molti mi abbracciarono e mi fecero anche cadere dalla bicicletta. Quando mi rialzai vidi che dietro di me, una cinquantina di metri, stava sopraggiungendo la prima autoblinde dell'esercito brasiliano, che è entrato in Sassuolo circa le 10:30, tutto lì. Io andai a casa, presi la bicicletta, andai a casa a Superchia, e arrivata a casa mia moglie, come mia madre, quando mi vide, dice: guarda, sei vivo, però mi raccomando, ho 2 pulacchi che ci hanno aiutato negli ultimi tempi e li ho nascosti sotto il letto, per piacere non ammassarli, lasciali stare. Mia madre si preoccupò soprattutto che non ammazzassi i polacchi, non mi chiese neanche come stavo, visto che ero vivo. Ecco, e così è finito il mio primo giorno del 23 aprile. Signor sindaco, memoria per non dimenticare, ma anche un piacere perché si ricorda un momento bello della nazione. Sì, io memoria sempre, ho detto la parola giusta, perché a volte si vuole fare in modo anche che non si ricordi più, non soltanto la festa di liberazione, ma anche altri tipi di eventi che sono successi in quell'epoca. La grande festa, io vorrei dire 3 cose di fatto. La prima, ringraziare ancora Levoni perché ci ha portato i brasiliani a Sassuolo, che sono stati i primi a entrare in questa città, e questa città in qualche modo se li era dimenticati. Credo che lui abbia avuto questo grande merito di ricordarcelo, di riportarli e di riportarli qui tutti gli anni, in modo tale che noi possiamo con loro celebrare il 23 aprile, la liberazione di Sassuolo, che è qualche giorno prima del 25. La seconda cosa, a me è piaciuta moltissimo l'omelia di Vescovo Luciano Monari in chiesa questa mattina, che sinteticamente 2 cose:
la liberazione è un dono che ci è stato consegnato e la libertà è una responsabilità che noi dobbiamo coltivare. Io adesso l'ho sintetizzato molto, lui ha fatto un discorso molto più bello rispetto a questo. L'ultima, mi piace anche dire che ho ora di finirla anche rispetto a tanti dibattiti che ci sono stati in passato. La giornata della memoria come la giornata del ricordo sono due momenti che fanno parte della nostra storia. Nella giornata del ricordo è stata la tragedia delle foibe, dove tanti italiani, perché venivano considerati solo politicamente diversi da noi oppure dai comunisti di Tito, sono stati mandati nelle foibe e vanno ricordate la stessa tregua dei milioni di ebrei che sono stati trucidati dai nazisti nei campi di concentramento. Questo per dare anche un po' un senso di non divisione, qualche modo di pacificazione, se ce ne fosse bisogno, almeno culturale, intellettuale, che possa servire e fare in modo che i cittadini si possano riconoscere sempre di più in questa nostra Italia, in questa nostra Costituzione e in questo sistema di valori che deve rimanere, secondo me, al centro della nostra vita pubblica. Il consigliere uscente, rappresentante della lista Sassuolo 2020, Gino Venturelli, ha trovato nella propria cassetta della posta una lettera anonima di contestazione. Nella missiva viene espresso disappunto per la decisione della lista di appoggiare Claudio Pistoni alle prossime elezioni amministrative. Matteo Camellini porta un po' di Sassuolo su Rai 2. Il cantante, classe 1994, ha infatti preso parte a The Voice, talent show in onda su Rai 2 il martedì, ed è riuscito a entrare nel team Morgan. Il talento sassolese aveva già partecipato ad Amici nel 2016 ed aveva raggiunto la finale di Sanremo New Talent nel 2017. Questa domenica all'Auditorium Bertoli si esibirà il pianista Armando Saielli, che racconterà con parole e suoni la musica di Chopin e Schumann. Il concerto ad ingresso libero inizierà alle 17. E ora passiamo allo sport. Il Sassuolo continua la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì sera alle 21. I neroverdi, nella trasferta toscana, dovranno fare a meno di Magnani, che si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la presenza di un'ernia inguinale sinistra. Il difensore dovrebbe restare fermo ai box fino a fine stagione. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo l'appuntamento, come sempre, a lunedì. Buona serata e buon weekend!